Ragazzi, ben ritrovati. Oggi la maglia stride particolarmente. Allora, si chiama Grazie ad un mio allievo questo video perché effettivamente è grazie a lui che ho scoperto questo gruppo che altrimenti probabilmente non avrei scoperto mai o chissà quanto tempo mi ci sarebbe voluto per scoprire. Ma vi sottopongo questo pezzo, a parte per andatevi a sentire quello vero perché è qualcosa di micidiale, Paco Seri, il batterista che molti di voi conosceranno perché suonava con Zawinul, ma che cos'ha questo brano di particolare? È che ha tutte le possibilità nelle quali la terzina viene accentuata all'interno di questo beat africano che ha praticamente la cassa in 12 ottavi. Attenzione perché tutte le battute non sono di 12 ottavi. Allora, abbiamo due modi di contarle. Chi non volesse contare le prime battute in 18 ottavi le può considerare come battute di 6 quarti e poi le altre di 4 quarti con le terzine, ok? Ma la cosa importante è cercare di capire e memorizzare il tema, ok? Il tema che fa il solista, perché una volta che si capisce quello, si capisce anche che la struttura è fatta in questo modo. C'è una prima battuta di 6, poi una battuta di 4, una battuta di 4. Nella battuta di 6 inizialmente c'è il tema, nelle due battute di 4 c'è il vuoto, ok? Poi avete una seconda frase dove avete la battuta di 6 sempre piena con la sua frase e si aggiungono due frasi nelle battute di 4. Questa cosa viene ripetuta due volte. Attenzione che la terza volta succede questo. Voi avete la frase di 6 che però viene fatta suonare fino al quarto quarto completo o fino al dodicesimo ottavo. Mettetela così. A quel punto entra un'altra frase sopra questa, ok, di 4 quarti, che si chiude nel quarto movimento nel secondo ottavo di terzina, tacata 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 pam, ok? E fa l'effetto, a me viene in mente un pescatore che recupera la lenza, ok? Perché è bello questo pezzo? A parte che sì, è veramente divertente da suonare, ma è bello ed importante perché vengono appunto analizzate tutte quante più o meno le possibilità degli accenti nelle terzine che non sono quelli convenzionali che suoniamo noi occidentali, ok? Voi avete visto negli altri video che io vi ho proposto che accentavo spesso il secondo ottavo di terzina in questi ritmi africani, quindi tada, 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 ma qua c'è molto di più. E un piccolo trucco, perché al primo ascolto della versione originale vi potrebbe creare qualche problema perché voi ascoltate una cosa che ha i colpi di rullante che sono più o meno imprendibili. Invece non è vero che sono imprendibili quei colpi di rullante perché sono posizionati quasi sempre alla fine delle frasi del solista. Quindi se voi capite com'è la melodia e andate a sottolineare le finali della melodia con un colpo di rullante, più o meno ci state dentro in quasi tutto il brano. L'altra problematica è la velocità. Attenzione che io vi ho svelato come sono le frasi soltanto fino a 1,20. Non ve le svelo tutte, anche perché questi sono argomenti che tratto anche con i miei allievi privatamente, dove faccio un'analisi estremamente più dettagliata, così rispondo anche a coloro che mi dicono nel canale: ah, ci dai il PDF, ci metti le parti allegate. Il canale, ragazzi, che io faccio ha uno scopo didattico, ma è sempre comunque un canale che faccio per divertimento. Gli argomenti che scelgo sono sempre dettati dal divertimento, per cui c'è una differenza tra
tra ciò che è il canale e ciò che sono le lezioni vere e proprie fatte con me. Comunque, al di là di questo, andatevi ad ascoltare Sixun, Sixan, non so come si pronuncia esattamente. Ascoltatevi già che ci siete, chi di voi non l'avesse fatto, tanta della produzione di Joe Zawinul, dove non c'è sempre solo Paco Seri, ma ci sono bassisti meravigliosi tipo Lilian Martin, tipo Richard Bona, che conoscerete senz'altro. E iniziate un pochino a familiarizzare e a sviluppare questo tipo di divisioni. Io cosa posso fare se non ringraziare tantissimo il mio allievo Max, che è un allievo ma è anche un amico e ci conosciamo da quando io non potevo di sicuro dire di fare questo mestiere. E quindi grazie a Max per avermi fatto scoprire questa musica. Non è l'unico caso, sono tantissimi i casi in cui un allievo ma fatto conoscere una band, mi ha fatto conoscere un gruppo, succede continuamente, è il bello di fare il mestiere dell'insegnante. E perché no? Spesso ho imparato cose dai miei allievi. Vabbè, non mi dilungo, vi mando un abbraccio, grande grande, e ci vediamo sempre qua sul canale, prestissimo. Ciao!